Allora, dicevo, signori belli, Dealing City, siamo arrivati con i nostri tre boys e siamo alla ricerca di, non mi ricordo chi, però stiamo cercando qualcuno. E quindi la prima missione è girare a caso per la città, sperando che prima o poi si triggeri qualcosa e mi faccia ricordare la mia meravigliosa missione. Mi sembra che dovevamo cercare qualcuno da uccidere. Vaghi ricordi. Lo so, sono vecchia. Io passa un giorno ho dimenticato tutto. Passa un giorno e dimentico tutto. E dovevo prendere un autobus in realtà. Dovevo prendere un autobus che mi portava esattamente dove dovevo andare. Ma ormai siamo a piedi e andiamo a piedi. Credo. Ma dove stiamo? Fermata autobus, centro commerciale. Quando arriva, chiamatemi. No, esploro. Faccio il turista. Vecchia ricca. Oddio! Caraway è il numero uno dell'esercito. Non verrà mica a tentare il colpo di stato. Chi è che tenta il colpo di stato? La residenza di Caraway è oltre questo cancello, ma l'accesso è vietato ai non autorizzati. Non vi hanno informato? La comunicazione ci è arrivata. Ma il colonnello Caraway vuole verificare le vostre reali capacità. Cosa dovremmo fare? Andate alla tomba del re senza nome. Si trova a nord-est della città. Ci arriverete facilmente. Dovete riportare come prova un codice segreto che trovate là. Codice segreto. Questi ci prendono in giro. Prima chiamano i SID e poi vogliono le prove di coraggio. Ci sono molti studenti che vogliono parlare con il colonnello. Ieri uno studente di Galbadia è andato alla tomba e non è ancora... Oh no! Oh no! E chi sarà mai? Non Laguna, perché non è uno studente. Però chi è questo povero sprovveduto che non tornerà mai più? Uscite dalla città e andate a nord-est. Troverete la tomba delle senza nome. Ok. Il vostro compito è ritrovare il codice ID del ragazzo scomparso. Dovreste riuscire a trovare un oggetto particolare vicino all'entrata che vi permetterà di capire il codice ID. Non proseguite fino in fondo, potrebbe essere molto pericoloso. Presto anche noi andremo fino in fondo. Comunque, eccovi una mappa. Potete vederla premendo back. Ok, ah, questa è la grande tomba. Perfetto. Se premete Y mentre la mappa è visualizzata, potete uscire subito. Il vostro rango scenderà. Tua mamma scende. Ti do il codice. Suggerimento. Visualizzare la riposizione. Spiegami di nuovo. Ah, io non ti do un euro. Quindi è qua che devo andare. Ok, abbiamo scoperto dove devo andare. E tutto il resto, niente, la mia mente, capito, è un po' barzotta. Però mi fa uscire. Io volevo un attimo finire di esplorare, però volevo vedere se potevo andare da qualche parte. Vabbè. E niente, è andata così. Vi accompagno, vi consiglio di affittare una macchina. Brum brum. Rent a car. Allora, lui ci affitta la macchina. Aspetta però, voglio vedere se... Fuck, sono uscita. Da qui si esce, da di qua. Puoi rientrare. Infatti quello volevo vedere. Molto bene, molto bene. Ah, siamo qui. E per tornare alla residenza? Andiamo un po' di qua. Ok, easy. Ah, vedi che sul ponte ci si poteva andare. Io l'avevo visto il ponte. Che è quel coso? È un clowns. Ho trovato Tundara. Non. Ciao, possiamo seguirci? Al momento non posso cliccare. Al momento cliccare il tuo nome è complicato. Posso dire una cosa? È gigante. Gigante. Ah, ok, quindi sì.
è il giretto. Io sono andata di qua. Davanti non si può andare perché c'è il cancello. Minchia, gli autobus che mi investono. Vabbè, è gigante. Scusate, ma volete giocare a carte? No. Ah, volete giocare a carte? E non abbiamo fatto niente di trama, quindi io gioco quelli potenti, capito? Gioco i potentoni. In caso di sconfitta, ricarico. Allora, 6-6-5-5 mi piaceva, però 5 è un po' basso. 7-6, ma sì, questo ormai è il mio mazzo preferito. È il mio mazzo preferito! Madonna, adesso ma fai cagare. Fai un po' cagare. Capito? Un po' di ribrezzo. Un po' di ribrezzo. Sai che se apri la mappa e ti piazzi nell'angolo in basso a sinistra della mappa ti ritroverai nel laboratorio marino dove ci sono gli altri mostri di Jeff da recuperare. Con la Laguna Rock puoi farlo. Non ho capito una singola parola di quello che hai detto. Prendi l'autobus che ti porta in giro per la città. Ma a me piace andare in giro a piedi. Mi piace proprio godermela. Poi magari un'altra volta lo prendiamo l'autobus. Allora io direi che schiero lui l'ha messa sopra. Ho fatto un po' cazzata, però va bene lo stesso. Ciao Sasuke! E niente, c'erano delle carte di merda. Continuiamo a trovare gente che ha carte di merda. Ma è possibile che quelli forti erano tutti all'inizio? Così è possibile che quelli che ti distruggono sono tutti all'inizio? Tipo la nonnina di Zell, quella è fortissima. Ma prendiamo questa. Tanto. È una carta che vale l'altra praticamente. Coppia? Esiste un raccordo che gira tutto intorno alla città. Ah, il raccordo anulare! È Roma! Questa strada la attraversa da una parte all'altra. L'arco di trionfo si trova nel centro della città. Ah, hai capito? C'è proprio il raccordo che gira. Ecco perché sono entrata da una parte e mi sono ritrovata. E qua non c'è niente, no. Voglio andare sotto l'arco. Che c'è sotto l'arco? A letto a 2 cm dal ventilatore. No, ragazzi, non si respira, non si vive. Non si vive. Oddio, ci sono i vecchini. Nonna, vuoi giocare a carte? No, la nonna vuole giocare a carte. Attenzione che i vecchi sono sempre incredibili. Allora, abbiamo il nostro mazzo. Abbiamo il nostro mazzo. Io mi fido. Io trusto il mazzo. Inizio io. Esco un po' così. Esco con la palla. La vecchina esce cauta. La vecchina esce cauta. Ma la vecchina non è molto competitiva. La vecchina non è proprio competitiva. A meno che alla fine non mi fa tipo mossa reversa tutto. Mamma mia. Mamma mia, che tristezza. Che tristezza. Ma si impia questo. A me manca Dom Train. Ragazzi, ricordatevi che io sono la mia prima run su questo gioco. Ho capito che è uscito 20 anni fa. Però non c'ho mai avuto modo di giocarci. Ci sto giocando adesso. Quindi tutto quello che voi anticipate è uno spoiler, sì, ma è decontestualizzato. Perché giuro che non vi capisco. È come se vi parlo
Che cazzo di so, di un gioco che non conoscete e vi parlo di tecniche, di oggetti o di personaggi che ancora non avete incontrato, cioè sono spoiler totalmente decontestualizzati. Come va dopo questo giorno di riposo? Ma che giorno di riposo? Che ieri in ansia. Ieri un'ansia che vicino al mio paese è scoppiato un incendio allucinante. Un incendio allucinante e da ieri stanno cercando di spengerlo e invece sta diventando sempre più grande. Fra un po' arriva praticamente sotto casa mia. È arrivato a 1 chilometro da casa mia. Quindi da ieri un'ansia, insomma. Non lo sapevo. Adesso lo sai, intanto. Ma tecnicamente, se non sono rincoglionita, io potrei essere assolutamente rincoglionita. Nel titolo della live dovrebbe esserci scritto a caratteri cubitali First Run. Check. Però capisco che nel 2024 i titoli sono bisfrattati. Sti cazzi del titolo. Allora, aspetta che mi sono persa. Potrei prendere un autobus, ma non lo farò. Anche perché sicuramente l'autobus mi costerebbe dei soldi. Tutto costa dei soldi in questo gioco. E quindi io devo risparmiare. Ok. Bella la città però, posso dire, mi è piaciuta. Molto carina. Molto carina, strutturata anche molto bene. Mi piace. Da Satisfaction. Allora, devo noleggiare la macchina? Ma costa un sacco di soldi la macchina! Costa un sacco di soldi la macchina. L'ho anche detto sul gruppo Telegram dell'incendio. Sì, esatto. L'ho anche detto su Telegram. Ho anche allegato foto di fiamme nella notte. Però, capito, tutti hanno detto stronzate. In realtà è una cosa seria. Cioè, c'è un incendio a 1 chilometro da casa che sono più di 12 ore che non si spenge. Ok. Senti, ma io posso andare senza macchina? Io vado senza macchina. Io vado senza macchina. Io vado senza macchina. Fai il test SID. Come si fa il test SID? Base missilistica. Non è una tomba. Dollet. Prigione del deserto. Vai su guida. Guida. Esame scritto. Non sapevo di questa cosa. Salva. Salva. Ma su TikTok arriva da gente molto intelligente. Capito, è proprio il social che la attira la gente intelligente. Allora, test. Test. Il comando assimile estrae le magie dei nemici. Cioè, proprio domande così. Sì? Il GF vuol dire Garden Fighter. A parte che questa cosa non mi è stata mai spiegata, GF perché cosa sta? Me l'avete detto voi in chat che è tipo Guardian qualcosa? No, no. No. Gli eletti in tutto sono 8. Sì. Guarda, esattamente come a scuola. In battaglia, tanto più alto il livello di forza, tanto maggiore sarà il danno recato ai nemici con attacchi fisici. Certo. JP è un'abilità di tipo Junction. Ovvio. Ti aiuto io. Non si può scegliere quale abilità il GF deve imparare. No. La magia consuma MP. No.
Ma poi la magia consuma MP. Non ci sono gli MP su sto gioco. Come fa uno che gioca a sto gioco a capire che cosa sono gli MP? A cazzo. Cioè, poi pensando a quando è uscito, cioè adesso si sa. Ma quando è uscito era un po' più. Vabbè. Il nome del GF può essere cambiato? Sì. I personaggi possono indossare un equipaggiamento protettivo in battaglia? Non credo. Se no, non ho capito come si fa. Il GF aumenta di livello con l'acquisizione di AP. Sì. Hai preso 90 punti. Ma come sono stato bocciato? 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 Lo ricomincio. E se è sì. Garden fa. Proviamo sì. Gli elementi sono no. Sì. Forza sì. JP sì. Ma forse troppi sì, eh. Si può scegliere quella. Sì. La maggiore. No. In GF questo sì. I personaggi possono entrare no. Aumenta di. Sì. Ah, ma peggio di prima! Peggio di prima. Ma scusami. Ma uno non può far manco un errore. No, e mo vaffanculo. Lo provo. Sì. Allora, estrae le magie. Ma a quanto pare estrae le magie dai nemici. Garden. No, non è Garden Fighter. Non saranno più. Oddio, oddio. Sarà quella sbagliata. Sì. Sì. No. No. Sì. No. Sì. Ma Dio benedetto. Ma Dio benedetto. Qual è quella sbagliata? Allora, sì. No. Sì. Proviamo a mettere no a questa. Sì. Non si può scegliere. Si può scegliere. La magia, no. Il nome, sì. I personaggi, no. Il GF aumenta il livello, sì. E poi, ma tua mamma è stata bocciata. Ma perché mo faccio prima di prima? Meno di prima. Cos'è che sbaglio? No, adesso guarda, questa è colpa di Riccardo. Questa è colpa di Riccardo. Non faccio tutto bene per capire. Assimila estrae magie dai nemici. Ma magari. Magari questa è no. Magari questa è no perché oltre alle magie si estrae anche qualche altro cazzo. Garden Fighter. No. Sì. Sì. Ma che cazzo sono le abilità di tipo Junction? Ma. No. No. Sì. No. Sì. Non ci posso credere. Non ci. Cos'è che sbaglio, raga? Aiuto. Sì. No. Aspetta, eh. Sì. No. Sì. 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 No. Come il GF non aumenta di livello con l'acquisizione di AP? Cioè, una che ero sicura non era così. Ma come non sai di livello con. Ah, perché gli AP sono quelli delle abilità. Ah, sono quelli che sbloccano le abilità. Ma. Deficiente. Grazie, mi ha passato il bigliettino Riccardo sotto al coso. Ah, ma si può andare avanti? No, vabbè, si può andare avanti. Facendo Junction tra magia e rest, la resistenza del personaggio aumenta. Sì. L'arma di Skull, no. Le magie possono essere accumulate. Sì.
Ogni azione che si compie in status veleno, il proprio HP diminuisce. No. Se si viene colpito dall'attacco fisico, lo stato caos. No. No. Per fare la Junction. Troppi no, sto mettendo. Per fare Junction alle magie necessarie. Un parametro che si vuole collegare. Per fare Junction alle magie è necessaria un'abilità Junction? Sì. Indica l'abilità Junction. Sì. Gli otto elementi sono fuoco, gelo, tuono, terra, veleno, vento, magia e sacro. No. C'è un limite al numero di magie che si possono catturare a un mo. No. Tua mamma è stata bocciata. Perché? Mi bocciano sempre. Allora, sì. No. E fin qua c'eravamo. Sì. Sì, c'eravamo. Ah, il veleno se non l'attacco fa cazzo. Ci avevo fatto caso. Ah, pure il caos non ci avevo fatto caso. Questa è no. Sì. Per fare la Junction. E questa c'eravamo, questa c'eravamo. Questa c'eravamo. E questa c'eravamo. Ma è troppo forte, Riccardo. Mi sta a passare proprio tutti i bigliettini. Basta. Andiamo avanti. Poi faremo altri test. 100% real. Ah, ciao Giallo, non ti avevo visto. Allora, dobbiamo trovare sta tomba. La tomba del Sacro Cuore. Non so dov'è la tomba. Me l'ha detto, ma mi sono scordata. Ma sono proprio rincoglionita. Buongiorno, uccello. La mia tecnica è shot. Scegli l'unità del Bang Bang. RB. Si è buggato il suono. Si è buggato il suono. Tu tira su, tira su. Aeromagia! Ah, ma Riccardo non è bravo, sta guardando su internet. Non me l'aspettavo da te, Riccardo. Si è bloccato il suono. Non sento il suono delle azioni. Bang bang! Il vin pazzo! Lei è utile, ma l'avevo già iniziato ad assimilare, solo che vorrei un attimo giocare. Capito? Vorrei un attimo giocare. Vorrei cercare di spottare. Vorrei cercare di spottare la sacra tomba, ma non la vedo la sacra tomba. Ma sarà da questa parte la sacra tomba? Cioè, non lo so, mi sembra una parte da tomba. Cioè, io ce la metterei una tomba. Scusa, torniamo lì dal tipo e gli chiediamo. Senti, ma la tomba? Senti, ma la tomba? Allora, vediamo se c'è il suono, perché se non c'è il suono. Io farei un riavvio del gioco. Cioè, c'è il suono, ma non c'è quello dei colpi. Perché mi si è buggato il suono dei colpi? Ha senso? Ha senso? Si trova in mappa. Ci avevo pensato. Anzi, do un'occhiata prima delle impostazioni, se magari si è modificato qualcosina. Vediamo un po'. È lento il turbo. È lento il tubo.
Allora, abbandona guida, carte, cambio. No, menu di sistema. Come si apre il menu di sistema? Che è successo? Oddio! Che è successo? Cosa sto attivando? Cos'è per tre? No! Non va! Sbagliato! Ok. E quindi c'è un qualcosa che... Ok. Prima di gioco. Sistema. C'è, c'è un qualcosa che mi fa andare a per tre, non sapevo. Allora, schermo, telecamera, volume. No, i volumi ci sono. I volumi ci sono. Io si è sbuggato completamente a caso. Ah, no, non mette il turbo. No, non sapevo. Ho cliccato un attimo a caso per vedere. È successo un casino. Stavo cercando il menu di sistema dal pad, ma non c'è. Ok, sono tornati i suoni. Sì, a caso. Mi piace quando succedono le cose a caso. Chiudi i rami. No, no, fatto, fatto. Tampa. Vuoi andare tu in vacanza a posto mio? Dove? Tu dimmi dove. Dimmi dove e quando. Dimmi dove e quando. Comunque sto pensando se fare di testa mia oppure chiedere. Chiedere al tizio dove sta l'antica tomba del re perduto. Quattro giorni, altre rosse in ospedale con un'operazione alla spalla. Non è male. Quasi quasi. Ma chiediamo al tizio, va. Ti aveva detto nord-ovest e io me lo faccio ridì. Nord-ovest, di qua. Mo me lo faccio ridì. Trovassi il tizio, me lo faccio ridire. Mi sa che era di qua. Era di qua. Assolutamente di qua. 100%. Tizio, mi scusi, ma la tomba del re. Dov'è? Cosa volete? Spiegami di nuovo che cosa devo fare. Allora, uscite e andate a nord-est. Vedi, hai detto una cazzata, Nicola. Quindi, nord-est. Tomba del re senza nome. E quindi è esattamente dove stavo andando io. Ma c'ho un intuito per queste cose. Pazzesco. Che i veri gamer hanno intuito per queste cose. C'hanno quel sesto senso che non sai dove devi andare, ma in realtà lo sai. Sul cucuzzolo della montagna. Mo ci arriviamo. Dopo 600 combattimenti, ma ci arriviamo. Buongiorno. Ti fai mettere sotto dai camion. Ma Skull è talmente forte che è il camion che si fa male, capito? Ciao Mad. Senti Mad, ma tu me la cocci una run su Final Fantasy X? Me la cocci una run su Final Fantasy X? La vuoi fare sul serio? Se me la cocci, sì. Io ho giocato da piccola, a differenza di Final Fantasy 8, Final Fantasy 10, ma non ho mai saputo passare il monte Gakkoset. Quando arriva il tizio su... sull'insettone, non sono mai stata in grado di superare lo stato.
Mi ricordo che da piccola feci due run, ho detto ne rifaccio un'altra così Expo meglio. E comunque non sono riuscita a superarlo. Avevo 10 anni. Però c'ho un po' il trauma, capito? Ah, ma minchia, se andavo 3 metri avanti l'avrei vista. Cioè, 3 metri avanti dovevo andare. Però, capito, l'intuito? Che intuito del cazzo che c'ho. È tutto un corridoio. Cos'è un corridoio? Dove vedi il corridoio? Da settembre va bene. Tanto poi c'ho da fare su Final Fantasy 8. Sicuramente qualcosa ho sempre sbagliato nelle mie run su Final Fantasy X. Altrimenti non mi sarei bloccata per ben 2 volte sul monte con l'insettone così. Scusate ragazzi se bevo tantissimo, ma se non lo sapete sappiatelo. Io soffro di 2 nodulini alla gola e avendo il condizionatore e ventilatore tutto il giorno attaccato, perché in questa settimana non si vive se non a un metro da qualcosa che ti fa aria, e c'ho i noduli che so così e quindi non riesco a parlare, allora devo continuamente bere. Ma se io in genere bevo tanto, questi giorni bevo il triplo perché mi si seccano subito e mi va via la voce. Quindi sono uno dei te l'acqua. Non so, l'acqua da ruggine. Vallo a dire ai miei noduli che vogliono l'acqua. Bello Final Fantasy 10, ma tante cose tu. Ah, ok, su Final Fantasy 10 è duro che mi perdo. No, non mi sono persa su Final Fantasy 10. L'ho appena detto. Io l'ho giocato quando ero piccola su PS2, Final Fantasy 10. L'ho iniziato ben 2 volte. E tutte e 2 le volte mi sono bloccata al Monte Gagasat e non l'ho più riaperto. Non l'ho più riaperto perché la seconda volta sono convinta di essermela giocata molto bene. Però non so perché non. Quel monte è infattibile. Allora non l'ho più riaperto. Non so come finisce Final Fantasy X. Sono molto arrabbiata con Final Fantasy X. Quale sa già Sasuke? E come morire il gioco? Capito? 2 volte quando avevo 10 anni. Ero piccola così. 20 centimetri in meno di adesso. Non tanto più. 2 volte l'ho ricominciato. E sempre lì, eh. La seconda volta poi mi ricordo che con Yuna avevo tipo caricato tutti i turbo di tutti gli eoni. Ho detto sì, arrivo, glieli sparo tutti. E non niente. Non manco così. E allora ho detto basta. E non ci gioco più. E non ci ho più giocato. Dopo 20 anni ancora non ci ho giocato. Sempre 2 volte si salva. Un puzzle game. Vabbè, allora. Sasuke. Immagino. Compro la frusta. Ma in che senso? Scappiamo. Avete abbandonato un compagno di squadra. Siete delle merde. Protect. Yes. Che bellino. Minchia, se stai un centimetro sbagliato non ti fa salvare. Chi è il bimbo che è rimasto ferito? Ti salva Squall, tranquillo. Ma in un attimo Indiana Jones. Dov'è Notte? Fungo a caos. Sì, non mi va adesso di assimilare. Cos'è? Studenti di numero 83. Ma me lo devo scrivere? Ma in teoria quello che mi serve l'ho preso. Ma non puoi dire a me. Non puoi dire a me di non esplorare. Io esploro. Faccio quel cazzo che voglio. Oh, fuck.
Mi sa un po' di labirinto questa roba. Ma io clicco, cazzo mi frega. Grrr, chi siete? Oh, ma fatti i cazzi tuoi. Oh no! Sei arrabbiato! C'è un puzzle. Aia. Che mi dà? Oh, Raids. Ah, vedi? Parliamo del mondo Gagazet. Questa magia di merda c'ha. E tutto torna, eh. Ah, ti curi pure, eh. Vabbè, io mi faccio un paio di giri. Faccio un paio di giri e poi è meno. Ma mo gli ho messo energia su HP. Ho messo così tanto a farmarlo. Capito? Ma guarda quanto acchiappa a scuola. Perché gli altri acchiappano di meno? C'è scritto 3 anni. Boh, fai un po' più di 2 giri, eh. Metti il turbo e farma raids. Cosa, ma lo potevo scrivere, cioè lo potevo scoprire prima? Però tipo così ci muoro anche, capito? Non so che fa. Ci muoro un po'. Allora, scolla, niente, mi deve andare de coso. Colme deve andare de coso perché sennò ci muore. Io oggetti non ne posso usare. Uni, poi li alleno. Un giorno all'improvviso li allenerò. E usano l'energia su scollo. Ma ci ho messo così tanto a farmare e mo le uso? Prima run di Final Fantasy 8 nel 2024, come cazzo mi pare a me? O devo andare a guardare le guide e sapere già tutto prima di giocare? Così, ma PD una cazzata. O la devo fare prima run perfetta con tutti i personaggi ultra top, ultra forti, perché mi metto a farmare 10.000 cose perché la chat mi dice come farli perfetti. Aia. Allora. Ma quindi le uso queste magie? Mi dispiace utilizzarle. Però le basi, quali basi? Quali basi? Sì, è vero, X veloce, mi sono scordata. Mi sono scordata di X veloce. Anche se ti posso dire una cosa con X veloce, io non ho visto cambiamenti.
non ho visto tutti questi grandi cambiamenti tenendo X premu X bla 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 e no. Non ho visto questi grandi cambiamenti. Ma sarò io che premo male. Molto probabilmente. Nelle mie energie. Ho capito, ma se me ne assimilano uno, però, cioè, sto qua tutta la vita. Chiappate un po' di più con ste manine. Bisogna prendere Farz Up su Ifrit e liberare Skull con abilità impostata. Lo sto facendo. Assimila uno perché hanno poca magia. Ho messo al meglio possibile. Ho settato tutto al meglio possibile. Ok, comunque adesso sappiamo una cosa importante. Più magia hanno, più assimilano. Questo è un bel consiglio. Questo mi è piaciuto. Brava. No, perché manchi? No, no, sto facendo a mano. Vabbè che lui non attacca sempre, quindi abbastanza tranquilla. Cioè ci vuole solo un po'. Usiamo di tanto il per 3. Bravo, almeno scuola chiappa. Ok, scuola fatto. Scuola fatto! Mannaggia! Mannaggia! Il per 3 è un po' complicato. Cioè, capito, intanto c'è quel mezzo secondo in più che mi frega. No, scuola! Sono io a guidare Peo. Sì. Grazie Sasuke. Magnifico. Ok, mo ce ne abbiamo due. Squall non lo posso tirare su, perché su nessuno ho oggetti. E niente code di finisce. E niente. Quanti HP ha? Non credo troppi. Ma neanche troppo pochi. Giochi peggio del membro di Sanni. Allora tu adesso ti riporti con la mente a quando hai giocato per la prima volta questo gioco e te lo sei goduto. E poi mi dici come giocavi. Non sto giocando per fare la perfect run. Non sto giocando per avere i personaggi perfetti. Sto giocando per godermi il gioco e non perdere 6 anni a fare i personaggi perfetti ogni 3 secondi. Perché è bello anche godersi il gioco così come viene. E se si perde ogni tanto, non fa niente. Non fa niente. Maledizione, mi ricorderò di voi. E se ne va. Tra l'altro non ho perso Expo. No, non ho perduto Expo perché non ha dato Expo. Skull, tirati su. Tirati su a mamma. E allora, io tornerei indietro a salvà. Io tornerei indietro a salvà comunque. E vediamo se sto Raids è così forte o no. Ops. Dov'è? Dov'è? Pacca boia però. Guarda, ti devo dire una cosa.
Vacca boia. E qui facciamo cosa? E questi li abbiamo già visti, già fatti, brigati. Ok, domanda. Domanda no. Vediamo, vediamo loro. Porca miseria. I menu incomprensibili. Anche se sono solo 61, comunque fanno. E quindi noi facciamo. Questi due, via. Via dalla mia vista. Magie. Ops. 1400 quanto, aspetta che non ho guardato. Comunque è meglio. Vabbè. E qui ci siamo tolti roba. Fai Ibiza, Thunder, Tundara, 6%, 50%. Va così, a cazzo. Perché non lo si... Perché mi sta sul cazzo. Bellamente mi sta sul cazzo. Energia puoi anche usare, tanta rezza più forte. Hai ragione. Ma è fortissima. Ma mi sta sul cazzo e quindi non la uso. Ti piace. Via dalla mia vista. Per me è morta l'Irino. Per me letteralmente è morta. Ti piace. Morta. Mi sembra che sono solo maschi. In questo momento sì. Ma perché le donnine non mi piacciono. E poi anche se fosse, io uso solo dei pezzi di gnocchi, qual è il problema? Non vedo il problema. Rino, rompi i coglioni. Selfie lasciamo perdere. Ma lasciamo proprio perdere. Quincy è l'unica che si salva. Ma mi sta sul cazzo per le spiegazioni. Potessi usare Giulia, Giulia la userei volentieri. Ma a me sa che Giulia non... Mi sa che Giulia non... Voglio vedere solo che cosa avete. Però se Giulia menasse, secondo me Giulia... Secondo me... Se a Giulia gli dai, che ne so, due guantoni, due... Risolverebbe molti problemi. Mo il check sul rezzo lo faccio, Nico. Ma sai che i nemici scalano il tuo team? Che vuol dire? Se i livelli poi hanno pensieri più forti, da si va. Molto bene. Molto bene questa cosa. Molto molto bene. Niente, vi saluto. Scusa Not, ma ti ho salutato. Ma io sono scema. Sasuke, grazie ai cuoricini. Cioè. Wow. Ho già fatto il Diablos. Pa, pa, pa. No, perché no? F per Sandra. Tragedia. Adesso chiudo la run e la la ricomincio, perché non ho assimilato Sandra. Allora senti, facciamo così, va. Usa. Tanto ormai questa energia. Ecco. Oh, mo sì che ci siamo. Quindi, allora, da quello che ho capito, sto posto è quello che mi ha fatto vedere prima nell'immagine, no? Quindi ho fatto destra su, destra su, destra su, e sono arrivata alla stanza dove c'era il Minotauro. Vabbè. E quindi adesso devo andare tutta avanti e destra su e sinistra su, e li faccio tutte e tre. Così, a intuito. Così, a cazzo de cane. Perché sono a destra?
Ma ce l'ho già 100 berserk. E raga, porca miseria, mo vi faccio vedere le build così vi state zitti. Allora no, aspetta. Non ce l'ho 100. Quasi. Qua, però a quanto pare file è meglio per lui. Poi questo gli ho messo il berserk in magia. Perché gli ho messo il berserk su magia? Perché è più forte. In forza quanto mi dà? Ma l'avevo controllato l'altro giorno. Non mi... vedi che dà. Mi rompe di coglione. L'ho già viste le build. Sono così. Lasciatemele giocare così. Oh, lasciatemele fare così. Stanno imparando. Ci vuole tempo, Yoni. Ho già fatto le build. Ho fatto il meglio che potevo. E perde anche questo GF. Quale GF? Quale GF? Quale GF? Perché vanno fatti in ordine? I tuoi GF devono imparare le abilità. Lo so che devono imparare le abilità. Le stanno imparando. Le stanno imparando! Gionna, raga, santa pazienza. Fatemi giocare. Perché ho perso il Minotauro? Sti cazzi, finirò il gioco con 3 GF. Vaffanculo. Lo finisco con 3 GF, vaffanculo. Se le impari l'ordine sbagliato non è spazio. Ma io quelle con la J l'ho già sbloccate. Ma perché l'avrei perso sto Minotaurus? Cioè, è morto. Ma non c'era simile a Minotaurus, raga. Ma perché? Ma veramente sì, l'ho giocati, ma non tutti. Alcuni. Non ascoltarli. Sei ancora... Io sono assolutamente convinta che posso fare questa cosa. Vai, boh. Buongiorno. Davanti non si può andare. Allora, di qua. Il mio intuito dice di qua. Non ho giocato questo Final Fantasy, però. Posso dire però, con Mini di Final Fantasy 8 un po' tossichella. Cioè, troppo perfettini. Non sanno far fare le prime run alle persone. Non ce la fate. Allora, qui siamo all'uscita. Giusto? No. Dove cazzo siamo? Dove sono finita? Madonna, amore mio, a scuola, com'è che hai fatto? Com'era il movimento? Me lo fai vedere? Comunque mi sono persa. Allora, cerchiamo di andare a cazzo di cane fino a che non risolvo qualcosa. Tutto, sempre destra, ma proviamo. Oh, buongiorno, armadillo? Signor armadillo? Protect.
dillo. E guarda che Squall, che bravo, quando acchiappa acchiappa bene. Togliete un cazzo. Con l'attacco padre non togliete niente. Ho sbagliato il cazzapregno. Ho sbagliato il timing. Ma prima fa quella cosa della X. L'ho fatta! Contento, Ricca! Sai, l'hai presa, l'ho mancata. Non sapevo come funzionava l'acquisizione. Pam 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 pam. Level up! Allora, ma sempre a destra? Non credo di stare alla stanza di prima. Lo sai che se spalmi i GF ti abbasso il livello seed? No, non lo sapevo. Quando me l'hanno spiegata sta cosa? Allora, qua restiamo a dove stiamo prima. Eravamo su, e sempre destra, sempre destra, e certo che sono uscita. E siamo qua. Io devo seguire il mio ragionamento, perché se sto appresso a voi che non seguite il ragionamento mio, perché seguite i vostri, perché sapete giocare, mi confondete. Fatemi giocare, non mi serve la manina che mi tiene. Certo, avere un consiglio ogni tanto è ben accetto, anche perché chiaro, qualcosa mi posso perdere. Ma fate giocare la gente. Fate giocare la gente. Distratta. Allora, aspetta, qui dovrebbe esserci l'entrata. No, mi è persa. Aspetta, aspetta, aspetta. Ok, l'entrata. Quindi c'era quello in alto, quella qua e quella qua. Poi devo andare di qua, perché di qua ci sono andata. Ops. Io che ho fatto tutto il gioco con i GF. Continuerò a farlo. Di fortuna accarrettate. Ricomincerò il gioco e cercherò di fare meglio. Io giuro, non riesco a capire il vostro grado di tossicità nel fare le cose perfette, quando è palese che uno sta alla prima run e non gli volete far godere il gioco. Come gli errori. Cioè, uno quando sta in prima run c'è, cioè pure l'errore e la difficoltà. Se uno dà un consiglio ogni tanto, ma ben venga. Però proprio a tenere la manina per fare le cose perfette di una prima run, cioè, è di una tossicità incredibile. E non credevo che fosse possibile su un gioco come Final Fantasy. E invece mi sbaglio. Io neanche li uso i GF. È perché se vede che sai giocare hai capito come fargli fare danno. Io no. Io non ho capito come fargli fare danno. Ma scusa, ma dove si vede che cala il livello da Sid? Ma poi perché cala il livello Sid se usi GF? Mm.
E poi sti cazzi se cara il livello GF. Serve il livello GF? a cosa serve? No, scusa, il livello GF, il livello SID. Serve a qualcosa? Sti cazzi. E qua restiamo qui. Non toglie un danno fisico come gli altri GB, li toglie in percentuale, quindi posso avere un po' di HP e come fai una carezza. Il diavolo si fa usato sui mostri potenti, quelli con tanti HP. La combini per infatti è un sacco tossico, bisognerebbe imparare da LOL. Ma giuro non pensavo, eh. No, non pensavo. Sono arrivata da qualche parte. Ho trovato Levita. Sì, ma non è interagibile con... E scuolivo, che cazzo ho fatto io? Ho aperto dell'acqua. D'accordo, ho fatto. Ogni tanto tocchi e cadono le cose. Allora, l'acqua. Acqua, minotauro. Certo. Sì, sì, ci sono. Pam 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 pam. Non mi va in realtà. Un tundara. F per Zella, che magia proprio niente. Magia proprio nulla. Ho appreso che non devo usare i GF, non devo spammare i GF. Procedo a non fregarmene niente a usare i GF. Finisce il gioco, scol. Che livello si dè? Uno. E va bene lo stesso. Anche se effettivamente un paio di turni si potrebbero fare, vanno giù lo stesso, eh. Allora, dove stavo andando? Ok, di qua. Ma se vado dritta per dritta? Stipendio! Dritta per dritta, che cosa succede? Arriviamo a questo posto qua. No, non si capisce niente. Ma non si capisce niente. Ah, tanto mettetevi il cuore in pace, che tanto non me ne vado via se non risolvo questo problema. Armadodo. Oddio, è caduto. Niente, troppo presto. Non ho capito lui quando mi diceva premi RB e fai ben bang. Niente. Ma scusa, se è accaduto... Se è accaduto posso assimilare altre magie? No. Assolutamente no. Sono dietro all'entrata col ponte. Ma io devo trovare il modo di abbassarlo, sto ponte.
sfilato. Oi. Uè, si è imparato qualcosa. Allora, lui non ha imparato niente. Sì, lui ha imparato qualcosa, quindi può iniziare questa. Poi tu finisci di imparare quella. Ah no, tu finisci di imparare 32. Potrei cambiarlo. Potrei cambiarlo. Allora andiamo di qua. Andiamo. Boh, a caso, vai. Secondo me un po' così potrebbe essere interessante. Dove ti porta il cuore? Una volta si diceva. Avanti, vai, su, certo. Chiaramente vado di qua con un motivo, poi di qua. Poi dritto. Seguo la luce. Poi sempre dritto, perché ovviamente dritto è bello. Ah, forse adesso che ho aperto l'acqua, la ruota? Dove ho messo la... dove ho stappato qualcosa? Ho stappato. Non qua. Ma non c'è niente qui da fare, eh? Forza la ruota. Magari la ruota adesso gira e dice... Bravo! È troppo presto! Se ci mette un 3 ore e mezza. Ah, ma c'hanno 3 di vita sti due! Mica l'avevo capito che avessero 3 di vita. Grazie, solo grazie a Yuni. Solo grazie a Yuni ho scoperto questa cosa. Secondo me dritta per dritta arrivo alla ruota. Perché nella mia mappa mentale dritta per dritta arrivo alla ruota. Ecco, dritta per dritta e poi andando a destra arrivo alla ruota. No, non ho capito come funziona sto dungeon. Ah! Allele! Si è aperto! Visto Riccardo? Buongiorno! Sei di nuovo tu! Se io muoio... Ragazzi, è finita, perché chi cazzo ci torna qua? Però vedi? Vedi? È andando a cazzo prima o poi. Andando a cazzo prima o poi. No, no, no. No. Perché no? Scusi, signore. Perché no? Mi si è gelato il sangue. Perché no? Spiego io, vai Sasuke, perché no? Sto di nuovo qui. Eccomi qua. Devo andare prima alla ruota. Però la ruota sta qua, sono sicura. Ciao Miki! Qua c'è la ruota. Ecco, vedi che muove la ruota, gira? È la ruota gira perché si è abbassato il ponte. Ricca! Santo è Dio! Io avrei ingaggiato la battaglia col Minotauro, ma hai detto di non farlo. Dammi una spiegazione, così valuto che cosa fare. O mi dici, devi andare a cercare questa cosa prima, oppure dimmi, non lo ingaggiare perché ti one shot. Cioè,
dammi una motivazione. Non mi dai sì, no, perché sennò io non capisco. In vacanza mi sono fatta limiti ai piedi. Camminato? Camminato? Com'è andata? Ti sei divertita? A parte la stanchezza? Na 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 na. Ho le ciabatte che mi facevano male. Ce l'ho fatta. Pazzesco. E scusa, comprare un paio di ciabatte nuove? Ah, salve ed esci. Che ha senso. Quindi tu avevi solo paura del mio game over. Ma io sono tranquilla. Molto tranquilla. Però, ripeto, Ricca, a me sta bene che mi dai un suggerimento, ok? Però fai capire il suggerimento che dai, perché se tu dici, ah, torna indietro, io posso capire qualsiasi cosa, che non devo andare lì, che non è il momento di farlo, che devo fare un'altra cosa prima, cioè non posso immaginare quello che tu mi vuoi dire, cioè piuttosto dirmi, ferma, non lo fa, e salva prima. E io ti avrei detto, ah, cazzo, c'hai ragione. Io avevo salvato, ma avevo salvato prima... prima di aprire l'acqua. Avevo salvato prima di aprire l'acqua. E io non so dov'è quest'acqua. Se dovessi ricercarla non ho idea. Quindi salvare è un ottimo suggerimento. Non so perché non mi sia venuto in mente. Non so perché. Però cercate di, moderare. Non importa che che sia in ritardo. Tu tranquillo. Non importa, perché io quando leggo, leggo subito. Non ti preoccupare che la live è in ritardo. Però quando mi vuoi dare un suggerimento, cioè dammelo il suggerimento, dimmi esattamente che cosa stai pensando. Perché se no io penso qualsiasi cosa. Penso che devo andare a cercare un altro oggetto. Penso che devo fare prima un'altra cosa. Penso che, boh, entro e con lo sguardo mi one shotta. Cioè, dammelo, se me lo vuoi dare. Del tipo, in questo momento il suggerimento è, non era gira e torna indietro, era vai a salvare. Dimmi, salva prima. Che se no non, cioè giuro, non capisco, non sono nelle vostre menti. Che non è male il suggerimento. Salva. Ok, non mi faccio un cazzo. Zell, mi tiri fuori. Capito. Grazie. Dollaro, dollaro. Non credo che riesco a sibilà, però. Ah, questo stai via 10 giorni, ma sempre in camper. Mica? Sempre in camperino? Che bello, che bello il camper. Che ricordi. Chi se scorda. Sempre in camper. Allora, da una parte io amo il camper, cioè mi piace l'idea del camper. Dall'altra non credo che sarei in grado. Non credo che sarei in grado. Ok. Di nuovo qui. Prima mi avete sopraffatto, ma questa volta non la passerete. Mio fratello è con me, tocca a voi scappare. Mio fratello è con me. Questo è proprio stupido, ma... Fratellone, aiutami. No, Sasuke, non puoi. Hanno rotto la tomba, mi hanno attaccato. Attaccato, brutti cattivi. Piccolo, molto carino. Fratellino, ti prendono in giro. Stupidi umani, non dovresti mai giudicare all'apparenza. Ma scusa, dov'è il secondo? Ah, è quello piccolo piccolo lì! Oddio! Ma guardalo! È un mini minotauro! Il supporto è Select XXXX. Allora, simila.
comunque. Qui c'è double magia, cioè lui c'ha double. Comunque non me lo fa assimilare, mi avete detto no, il GF, ma non me lo fa assimilare. Ok. Attacca ad area. Si rigenera la loro energia. Ma se non gli ho fatto danni. Io prima assimilo e poi... Non ne mancano tanti, tanti di raids a sti due. Ne mancano pochi, pochi. Il mio panino si chiamava Torre. Ma che appa qui. Oddio, che cazzo fanno? Fuck, questo ha fatto male. Ok, forse non assimilo più. Non assimilo più. Tocca. E spammino IGF. Spammino IGF. Allora, proviamo il Diablos che fa in percentuale. Stavo impicciando. Volevo fare una roba strana. Voglio vedere il diavolo quanto. Minchia, però c'hanno già 400-500 di HP. Tocca. Vediamo. Metta zero della notte. Che ha detto mica? Chi è che seduffa? Dove seduffa? Quando seduffa? Ah, i panini di... Ok, mo' ho capito. Ma dove siete stati? Tipo in una zona campeggio? Quanto? Voglio sapere quanto. Ma non tanto. Però sti 300 che recupera. Aia. Ciao Sasuke. Attacco fraterno. Ok. Si può resistere. Si può resistere anche un po' così. Ma si può resistere. Un giro di cure, va? Fa cagare il Diablos. Allora, Skull, magie, energia. Magia. Wow! Fracchio. Fratello, ora tocca a te. Oh no, si è sacrificato! Vediamo se è cambiato qualcosa con assimila. Ma dai, il nanetto è morto. Quello che doveva essere fortissimo. No, Zell!
Non è cambiato un cazzo. Ma tipo, no, magie, non c'è niente per tirare su. Raze non lo tira su, però. No. Direi di no. Vabbè, sì, sicuramente è più forte tipo in endgame il Diablos. Non hanno così tanti HP come sembrava. Ah, il supporto! Ma non posso assimilare sto Minotauro? Noi potenti guardiani! Maledizione, vi seguiremo. Matto così. Ma fanno cagare! Ah, una carta! Uè, Magic Invocate! Magic Invocate! Li danno! Brothers, cioè sono tutti e due. Sono tutti e due. Ma che carini, non pensavo. Oddio, la bara. Oddio. Siete forti umani. Avete sconfitto i due fratelli. Grazie a voi sono libero da questo sarcofago di pietra. Eppure era stato costruito per passarci l'eternità. Un po' così si muove, capito? Mi chiedo se sia necessario chiudere qui coloro che viaggiano per l'altro mondo, dopo un viaggio così lungo ed estenuante verso la vita. Ho capito tutto, bro. Carta Minotauros. Yeah! Sono felicissima. Sono strafelice. Niente, è un po' difficile. Fatemi giocare! Io giuro, stento a credere, da quello che leggo a volte, no? I pro del gioco, tra virgolette, tra i pro del gioco, tra la gente che ha già giocato il gioco, no? Fate giocare la gente. Se la gente sbaglia e fa un game over, sti cazzi! Se la gente sbaglia e perde un GF, sti cazzi lo stesso! Però non siate così prevenuti. Se uno non fa le cose perfette, allora non riesce. No, è vero. La Junction. Un attimo, volevo arrivare qui e poi fare tutto, Nico. Lo vedi? Lo vedi come sei agitato? Non lo so. Sasuke da TikTok. Invoco te. Come gli dovrei rispondere a sta gente che non mi lascia giocare? Che co cosa, co cosa. Come posso fare? Cioè, se uno non fa le cose esattamente come le avreste fatte voi, perché voi le fate bene perché sicuramente avete già giocato, non vuol dire che le fa male. Certo, può sbagliare qualcosa, ma ce la fa lo stesso. Fate godere i giochi. Allora, Junction. E io gli darei Brothers, Brothers e Ifrit. Brothers, così facciamo il team dei cornuti, capito? L'Ifrit è un po' cornuto, questi sono un po' cornuti. Ci sta. Sì. Sì. Ci sta. Io ho bisogno che almeno uno ci abbia oggetti e non magie. Tu. Non ho messo queste cose. Ma sono un genio! No, ma lui non c'ha niente. Ma vai a cagare. No! Oggetti carta? Cosa cazzo è carta? Trasforma le mosse in carte! Aspetta che sto scoprendo cose, sentenza. Causa lo stato o sentenza? Cos'è? Ti dichiaro in arresto?
Ti dichiaro in arresto? Ho scoperto cose nuove. Allora, apprendi. Allora, tu vai a questo. Tu vai a questo. Yeah. Tu che c'hai? Magic Vocate. Ah, non c'hai un cazzo. Vabbè, inizia col supporto. Ah, non è vero. Vabbè, inizia col supporto lo stesso. Devo andare a fase 2. Forza e spirito. Mi piace. Mi piace. Più è basso il livello dei PG, il gioco è facile. All'1 25, 26, 51. Ma più alto il livello, più oggetti pesanti di danno. Me l'ha detto prima l'altro ragazzo da TikTok, che varia tutto in base al livello. Posso dire che mi piace un sacco questa cosa. Cioè, ci ha pensato il creatore di questo gioco, no? Di Final Fantasy VIII all'epoca, a creare un sistema di livellamento del mondo in base al livello del giocatore. E non ci ha pensato la Nintendo con Scarlatto e Violetto. Bra, complimenti. Complimenti. Ok, dai, sono... sono contenta. E sì, salvo, perché metti che esco e muoio. Quindi questo posto lo abbiamo completato? Cioè, mi serviva solo sapere il numero della spada, il numero di ED, ma in realtà l'abbiamo completato. Ma Angel Dust, grazie del cono, non l'ho visto, scusate, non mi accorgo dei regali di TikTok, perdonatemi. Bella, Jaimira, lasciali e poi fa Ruba. Sì, sto facendo Jaimira e Ruba lo sto lasciando un po' indietro, perché ho visto che ci voglio 200. Ci vuole 200 per sbloccarlo. Quindi ho detto, boh, sblocco prima qualcos'altro e poi torno indietro. Grazie mille del cuoricino. Grazie mille. L'ID ce l'ho scritto qua, 83. Perché io so che mi scordo le cose, quindi me lo so scritto prima. Però devo andare in bagno, sapete com'è? Ho bevuto 2 borracce di acqua per colpa dei noduli. Devo andare assolutamente al bagno. Arrivo subito. Arrivo subito, 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 subito. Angel Dust, non fare i regalini mentre io non ci sono, Chissà perché costa 200, magari è potente. Sì, ho capito, però io faccio sempre il ragionamento. Preferisco sbloccare tante abilità in modo veloce, che comunque sono tante piccole abilità che nell'insieme fanno qualcosa, che concentrarmi su una sola da 200. Ma in qualsiasi gioco, in qualsiasi ambito, preferisco fare tanto e preferisco sbloccare tante piccole rispetto a quella grossa. È un mio modo di fare, ma in tutto. Per esempio anche con gli anime ho fatto questo ragionamento. Quando sono tornata a guardare anime, ho iniziato da serie brevi per guardarne di più, per poi adesso bloccarmi su Naruto, che so, 900 episodi. Posso vivere la mia vita come voglio? Grazie. Grazie. Arrivo subito, devo andare a bagno. Bene. Ma, ah, sì, ecco che cosa vi volevo chiedere. Perché prima qualcuno di voi ha detto, oh, hai perso il prossimo GF? Cioè, perché avete detto sta roba? Cioè, se tutto il dungeon era da fare ancora, perché in chat mi avete detto, ecco, hai perso il prossimo GF? Mi fate giocare! Mi fate giocare! Oh, dov'è il cane? Lì. Lì per terra. E lui in genere sta qua tutto il giorno, tutti i giorni, ma purtroppo ha caldo in questo momento ed è più il tempo che passa seduto per terra da qualche parte a cercare il fresco, che è quello che passa sul divano. E questa cosa gli dà anche molto fastidio al mio cane, perché il mio cane è un cane da letto, divano, divano, letto, nonostante sia più grosso di me. Però ho capito, quello è il suo posto, vorrebbe stare sul divano, vorrebbe stare la sera sul letto con me, però c'ha caldo, quindi ci prova, si mette un attimo lì, perché è abituato ad andare lì, perché lì è il posto suo. Si mette un attimo lì,
Poi c'è caldo ed è costretto a scendere. E quindi, capito, scende e si mette per terra. E la notte è un supplizio perché fa, sale sul letto, poi c'è troppo caldo, scende dal letto. Poi risale sul letto perché vuole stare vicino a me e poi scende da lei. Sale e scende. Non urlare quando giochi ai giochi horror. Impossibile. Impossibile. Ma come ti viene poi sta cosa? Impossibile. Bene, possiamo andare avanti. Quindi si torna alla City. Si torna alla City e... E si dice al tipo 83. Si dice al tipo 83. Ci abbiamo visto un po', a fa sto tratto, però sono contenta. Ma lo prendiamo un po' di levita. Lo assimiliamo un po' di levita. Ma tu non sai quante volte il cane ha fatto prendere paura a me. Mentre gioco ai giochi horror. Magari c'è una fase dove io sono molto concentrata a non farmi vedere, sentire dal nemico. E magari gli parte l'abbaio e mi fa prendere gli infartoni. Mi fa prendere gli infartoni. E è lei che fa prendere paura a me la maggior parte delle volte. Vedi che ho quasi imparato a fare sta roba? Allora, smettendo di spammare GF a destra e sinistra, ho anche imparato che effettivamente questi mostralli non hanno così vita. Mi sembravano avere tutti una vita infinita, invece non è vero. Cioè, vanno giù. Grazie, Yuni. Anche se sei stato o stata super sgarbata. Qualcosa di buono l'ha detto. Tutti full. Solo lui il Novox non c'ha. Hai 15 cani? Ma c'è un allevamento? Ametista magica. Scusate, ma in spiaggia che cosa ci sarà? Sempre i pescialli? Ma per sapere. Per curiosità. Madonna, quanto è brutto sto coso, raga. È allucinante. Cani salvati. Wow. Complimenti. No, io il massimo che ho avuto sono stati quattro cani tutti insieme. Ma adesso ce n'ho uno. Però ho 5 gatti. Uno più tremendo dell'altro. Secondo me valgono. Valgono più dei 15 cani. Miss. Vi faccio un giro e poi ammazzo. Se no, perdiamo troppo tempo. Cioè, perdiamo. Ci mettiamo troppo tempo. Bisogna bilanciare. Tre gatti. Ma dipende se sono delle pesti come i miei oppure no. Cioè, i miei sono. Delle fonti di danno.
Madonna, Irvin. Vediamo se ci sono sempre i soliti pescetti. Sei un salvatore di animali. Ah, ma ti capisco. Io non si sa quanti gatti dalla strada avrò salvato. E c'è stato un anno che addirittura ce l'hanno abbandonati davanti al cancello di casa, perché sapevo che io prendevo gatti. Se c'erano difficoltà prendevo gatti. E sono appunto arrivati a direttamente abbandonarli davanti a casa mia. Tanto li prendo, capito? Irvin è un cecchino, l'ha sbagliato col mostro gigante. Ma fatti un cecchino un po' così. Ma gli si perdona, Irvin. Niente, faccio un pochino troppo presto l'R1. Non ho capito però l'abilità con i proiettili di Irvin. Che c'era scritto premi RB. Premi RB, non succede niente. Allora, che carini questi due. Vorrei provare a evocarli per vedere che fa. Ecco, J-Fritz e J-Spritz. Sì, poi sì, sta cosa, un cecchino spara col fucile a pompa, oppure c'è bisogno di un cecchino per fare l'assassinio sul tizio. Tieni, prendete Irvin. Minchia, c'ha un fucile a pompa, sparavo col Gunblade, era più facile. Bentornata, Vicky! Col Gunblade l'avevo fatto prima. Mi mangia. Mi mangia la Nutella. E io? E io? Dov'è la mia Nutella? Molto brava, hai visto? Hai visto? Comunque non fa danno, Irvin. Proprio... proprio, capito? L'acqua di rose. Ok, quindi dobbiamo andare di qua. Dobbiamo andare di qua. E dobbiamo dire al tipo 83. Cosa volete? Ti do l'ID. Inserire unità. Fatto. Oh no! Sbagliato! Ho sbagliato, è al contrario. Che cazzo. Ma pure io. Ma pure io. Inizi l'unità 3, 3 decine, 8. Vabbè, 83. Corretto, prego, da questa parte, grazie. Ma pure io. Inizi l'unità 8. Ma i bambini di 3 anni non avrebbero sbagliato. Io sì. I Garden di Balamb e Garbadia si sono alleati con il colonnello delle forze militari di Garbadia. È inutile chiedersi il perché. Siamo qua per obbedire a degli ordini, non per fare domande. Bravo, Skull, non rompere i coglionzi. Salva, perché c'è il suggerimento, quindi si salva. No, aspetta, si fa prima così. Magie, si fulla. Si fulla. Sto abusando di questa cosa, non va bene.
Io ho farmato con così tanta. E poi io sperpero tutto. Niente, avevo letto una roba. E invece mi sono sbagliata. Buongiorno! Oh, Irvi, tutto a posto? Si fa aspettare. No, io non voglio per l'acquirinoa. È così abituato a farsi aspettare che ormai gli sembra normale. Adesso gliene dico 4. Oh Gesù. Vai, vai. Ti prego. Così magari ti do un pugno e ti lascio stesa lì. No, niente Giulia. Ha già fatto. Comunque è casa mia questa. Ma che cazzo dici che è casa tua? Com'è casa tua? Che cosa vuol dire? Non lo so. Fate finta che sia un ordine del cliente. Ma com'è casa tua? Ma via, ma scappa subito! Speriamo che non mi crei altri problemi. È difficile crearne ancora. Cosa sta succedendo? Mo chiedo pure io. Oddio. Terrino, ma non ti interessa! Guarda il colonnello Caraway invece. Non è una professionista come voi, potrebbe essere un peso. Non ha mai preso parte alla battaglia, è meglio che stia qui per bene tutti. Bravo! Taglia questo colonnello, no, capo supremo del mondo. Subito. Ma per caso lei è il padre di Rinoa? Chissà quando è stata l'ultima volta che mi hanno chiamato così. Ti hai fatto un errore madornale a mettere al mondo Rinoa. Il padre è un membro del governo e la figlia è un membro della resistenza. Che situazione complicata. Ma perché rompi i coglioni lei? Molto complicata. Lui è devastato. Lui è devastato, non sa più che fare della sua vita. Comunque è un problema nostro, voi non c'entrate. Cosa credete di fare? Piuttosto, abbiamo cose più importanti di cui preoccuparci. Per noi gli ordini del Garden e quelli di noi hanno lo stesso. Non, dai, zitto. Terminata questa missione, come da contratto, lavoreremo per Rinoa. Mi auguro che lei non interferisca. E se interferissi? Interferisci, ti prego, non me lo chieda. Interferisci, ti prego. Noi siamo tutti Sid e ci comporteremo come tali. Ehi, ragazzi. Siamo venuti a uccidere la strega, no? Quindi parliamo di questo prima di tutto. Va bene, tregua. Lasciate che vi spieghi il piano. Ci spiega il piano. Sono stato io che ho stretto l'accordo tra Galbadi e la strega Adea. La cerimonia di oggi è per celebrare tra l'evento Adea. C'è un po' di bug in questa camminata. La cerimonia avrà luogo presso la residenza presidenziale, quindi il cancello, immagino. Durante la cerimonia vi dividerete in due gruppi e prenderete posizione. La squadra dell'arco attenderà all'arco di trionfo. La squadra d'attacco aspetterà davanti alla residenza presidenziale. Io ho come l'impressione che devo riorganizzare i junction e dividerli, ma non lo farò. Ma non lo farò! Si posizionerà proprio qui dove sono io adesso. La squadra d'attacco e la squadra arco. Quella è la residenza presidenziale. Finita la cerimonia, inizierà la parata della strega. A quel punto si aprirà il cancello principale. Cercate di stare calmi. Se ci saranno dei disordini, la parata verrà interrotta. Quando si apriranno i cancelli, la squadra d'attacco entrerà in azione. La folla guarderà la parata e sarà possibile muoversi disturbati. La squadra d'attacco si muoverà verso il tetto della sala presidenziale.
Sotto il pavimento del corridoio, davanti alla stanza della strega, c'è un passaggio. Ok. Nella torre c'è una specie di giostra e vicino c'è nascosto un fucile da tiro. Andate e aspettate alle ore 20. Nascosto. La parata comincerà da qui, la strega sarà sopra il carro. Il veicolo partirà e si muoverà verso sinistra. In questo modo. Cioè, ma noi lo stiamo facendo, cioè, letteralmente davanti alla casa. Immagino tipo la strega che si affaccia un attimo alla, alla finestra e vede questi che corrono in su e in giù. Si sposterà di qua. La parata farà il giro della città attraverso le strade circolari esterne e ritornerà in questo punto. Cioè, riapparirà in questo punto. Per niente sospetto. E proseguirà da questa parte. Ok. Qui entra in azione la squadra dell'arco. Alle 20 precise la parata passerà sotto l'arco di trionfo. Allora, la squadra dell'arco, grazie a un pannello di controllo, passerà i cancelli. Ed imprigioneremo la strega dentro l'arco di trionfo. Alle 20 l'orologio a giostra dove sta la squadra d'attacco uscirà dal tetto. Niente separerà la squadra d'attacco dalla strega. Sarà l'occasione buona. Ma se gli spariamo e via no? Bang! Cioè, ma se gli spari subito quando uscite da casa no? Colonnello, tutto questo questo è tutto. Ora aspettate l'ora stabilita. Siete liberi di girare la città se volete. Ma per chi ci hai preso? Non siamo mica come tua figlia. Oh! Questa era brutta. Si ricordi che siamo Sid. Certo, avete un po' di tempo libero. Ci rivedremo a casa mia. Là vi darò le ultime indicazioni. Dopodiché il piano avrà inizio. Aia. Ma vuole giocare a carte? No, non vuole giocare a carte. Cioè, non siamo mica come tu, via. Cioè, guarda, è tosta. Non siamo mica come tu, via. È tosta. Sì. No, ho sbagliato. Ah, comunque, non mi fa pagare l'autobus. È gratis. E se non scendo, che succede? Ma che carino, cioè, capito? Prendi l'autobus e ti fa fare tutto il giro. Signora Coccane, vuole giocare a carte? Vaffanculo. No, ma andiamo subito, non... Non mi serve granché. Certo, potrei livellare un po', ma... Andiamo belli carichi. Ho sbagliato. Andiamo belli carichi. Basta con la ludopatia. Ma come? Giocare a carte non è ludopatia. Forniamo le squadre, ok. Il capo squadra e il tiratore formeranno la squadra d'attacco. Ok. Al capo squadra aspetterà la manovra d'attacco. Manovra d'attacco. Se il piano dovesse fallire per qualche ragione. Se il tiratore per esempio sbagliasse il colpo. Irvinio! Il capo dovrà dirigere un attacco contro la strega. Dovete muovervi nell'ombra. Per questo il piano è stato elaborato alla fine dei dettagli. Il nostro scopo è eliminare la strega e dovremmo farcela anche a costo di sacrificare alcuni di noi. Sacrifichiamo di Noah! Sacrifichiamo selfie, vai! Anche a costo che vengano scoperte le vostre identità. Chi è il capo squadra? Squad, dai, dillo! Io! Bravo, ci ha messo mezz'ora. Bene, lascio i dettagli a te. Vada. La squadra d'attacco è decisa. Io ed Irvin saremo la squadra d'attacco. Mi piace questa squadra d'attacco.
La scuola nell'arco sarà. Sì, ricevuto! Zell, Quincis Zell. Chi sarà il capo? Scelgo Zell. No, lo do a Quincis. Vabbè, certo. E per forza. C'ha più esperienza. Poi Zell è un deficiente. Bene, iniziamo. Ok, vai. Quindi la squadra d'attacco due persone. Molto più là però. Gemma, la prima volta che gioco. C'è una ragione perché tuo figlio non porta il tuo nome. Ma la ragione è perché il comandante molto probabilmente si vergogna della figlia. Io non posso aver fatto una figlia così rompicoglioni. Oh no, è tornata. Sono riuscita a fuggire. Quell'uomo vi ha detto qualcosa? No, niente. E scuola? No, lascia perdere, è andato via. Lascia perdere. Non abbiamo tempo, Rino, dobbiamo andare. Aspettate. No, no. Ah, mi vuoi dare qualcosa? Va bene. Guardate. Si chiama bracciale di ordine. L'ho trovato nella stanza di quell'uomo. Quell'uomo! E a che serve? Dovrebbe bloccare i poteri della strega. Ma non so come funziona. Però in questa battaglia ci sarebbe molto utile. Se è davvero il bracciale di ordine, scusate, leggo un cazzo di caro. Dovrebbe avere un effetto micidiale. Un oggetto magico potentissimo. Sì, è vero, è verissimo. C'ha le convulsioni, Quincy. Cosa vuoi fare? Vuoi metterlo addosso alla strega? Chi? Quando? Come? Vabbè, gli facciamo un pacchetto regalo. Ciao Rick, facciamo un pacchetto regalo, glielo recapitiamo e magari lei se lo mette. Non abbiamo tempo. Ma sei cazzata? Scuola in Vin sono già partite, abbiamo un compito da seguire. Capisci? Capisci, è inutile. Non è una lite di famiglia, non è un gioco. Cazzata, cazzatissima. Oh no, mi ha donato, ti ha notato. Vai, vai Rino, daglielo tu. Vai Rino, dagli il braccialetto, ti prego. Vai. Missione importantissima, super segreta. Dai il braccialetto alla strega. Poi se muori, vabbè. Lo so. Niente, lei è devastata. Si mette a piagne. Anch'io ho un piano. Sì, sì, vai, vai, fallo, tranquilla. Vai. Non ti ferma nessuno. Nel caso dovessimo attaccare, andrò avanti io per guadagnare tempo. Ma io una salvatina gliela darei. Io una salvatina. Non ti ferma nessuno. Vai Rino. Il piano è bellissimo, il tuo piano. Comunque siamo in due. E il mio intuito mi dice di riorganizzare le junction. Ma vado a cazzo di cane. Perché il mio stile è a cazzo di cane. Quindi si va. Si va. Si va. Uè, la gente. È vero che i Sid non chiedono mai il perché delle loro missioni? Ma scusa, ma Irvin non è un Sid? Irvin è uno preso a caso? Talvolta vorrei chiederlo adesso, per esempio, ma non si può. E quei due? Perché vuoi saperlo? Se pensiamo che i nemici sono cattivi, non avremo scuro nel combattere. I nemici cattivi. Ma non è detto che i nemici siano cattivi. Non è un problema di buoni o cattivi, di bene o male. Siamo solo su due posizioni differenti. Esatto. Bene e male dipende dai punti di vista. No, assimila c'è sempre. Assimila c'è sempre. È che qualche bimbo non ha assimila. Non ha GF, non ha niente. Ignudo come mamma l'ha fatto. Ma va bene così. Ognuno crede di essere nel giusto. Non ci sono buoni e cattivi. Ci sono solo nemici e i non nemici. Potrebbe essere che Quincy e Selfie hanno 600 HP, ma ce ne faremo una ragione. Pronti? Ah, minchia, ma il combattimento con la strega lo devono fare loro tre, eh?
potrebbe essere un problema se il combattimento con la strega lo devono fare loro tre. Ci affidiamo a Zell. Lo fa Zell da solo. O se no tocca il divi dei GF. No, più che altro darne uno. Uno a Quincy. Selfie minca, tanto sarà al 12. Però darne uno a Quincy. Però tanto non ha. Sti cazzi. Sti cazzi! Andiamo così. Ah, questo è il passaggio segreto. Ok, la scuola dell'arco attenderà. Ok. Il carro che trasformerà. Ok. In questo istante è passare dei cancelli. Tanto il pannello di controllo in prigione della strega. Io mi fido. È una cazzata. Ci penso il video con un colpo. Potrebbe essere una cazzata che risolvo in tempo reale. Aspettate qui, aspetto qui, colonnello. Guarda come mimetizzo nella folla. Ha deciso che Galbadia sarà la sua base di operazione. Ha preso il sarfasone del Garden, ok. È per questo che il Garden di Galbadia ha deciso di opporsi alla strega. È ora. Buona fortuna. Lui se ne va. E giustamente. Mi raccomando, blocca Lega Rinoa. Ti scongiuro. Cos'hai, Quincy's? Sono stata troppo dura con lei. Non è vero, Quincy's, va benissimo. Hai esagerato, non è vero. Devo andare a parlare con Rinoa. No, non devi. Non possiamo lasciare la nostra posizione. Ha ragione. Abbiamo tempo fino alle 20. Ma no, ma che cazzo fa questo? Ma è del mestiere. Ma ci abbiamo una missione da fare. Ma è del mestiere questa. No vabbè, io sconvolta. Ma si può. Cioè in mezzo a una missione questa. No, ma io devo chiedere scusa. Sbagliato. Nel menu non c'è un pulsante per cambiare istantaneamente le junction. Sì, lo so che c'è. Sì, lo so. Si aggiunge anche oggetti. Fai. Fra un po' ci sarà una bella confusione là fuori, ma qui sei al sicuro. La risposta di Rino. Devo uscire subito. Questa porta si chiuderà automaticamente fra poco. Dai, ma è uscita da sola! No, volevo farla uscire, volevo farla rimanere lì. Ma è uscita da sola! No, vabbè. Quindi adesso la squadra dell'arco è Rinoa. Vuoi vedere che ci hanno chiuso dentro? Vabbè, ma sfascia una finestra. Deve essere stato Caraway. Siamo arrivati nel mezzo di una lite di famiglia.
Accidenti, sono molto preoccupata per Rinoa. Cosa vuol dire? Rinoa è andata dalla strega da sola. Vuole aiutarci. Io sono tra lo sconvolta e... sono tra lo sconvolta e lo schifata. Oddio, Rinoa è stato bello. Ma sconvolta per il personaggio di Quincy, cioè non esiste. Non esiste. Non esiste. Gli devo dare qualcosa a questa. Io ho cambiato tutto. Giusto, aspetta, fammi vedere. Junction, Rinoa, sì. Tolgo tutto Ervin. Non serve a niente andare giù. Ah, dici che non parte una... non parte una battaglia adesso? Scendi, scendi. Magari ci rimani chiusa dentro. Ho paura che mi parte una battaglia... ho sbagliato. Corino al volo. Oh, santa pazienza. Ma esci da lì o non... non ce la fai? Non ce la fa! Giù. Oh, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Allora rifaccio il cambio. Pensavo che partisse subito una battaglia con Rinoa. Dico, questa è il livello 12. Non c'è niente addosso. Implode. Armi del mese. Ok, quindi era solo armi del mese. Non serve a niente. È una rivista importantissima, Rino. Vai. Quincy dovrebbe essere la più esperta, invece guarda. Se fa trattate in merda da Squall. Fa la sottona a Squall. Lascia la carriera per Squall. E poi fa pure ste minchiate. Poteva essere l'unica del gruppo che si salvava, invece non si salva. Terrificante. Teso, però un po' più di verve. Ce la mettiamo per salire ste casse. Oddio, oddio. Andateci Giulia, ti prego. Capisco che non capisci un cazzo invece. Ok. E siamo su. Spingi, spingi Rinoa. Donne forti in questo gioco. Rimpiango Lulu di Fantasy 10. Si chiamava Lulu? Mi ricordo. No, vabbè, ma è andata davvero a dargli il regalo. No, vabbè, ma c'è andata davvero a dargli il regalo. Ma ti prego, fai che si gira e ti disintegra. Sono la figlia del colonnello Caraway. Sono venuta a trovare mio padre. Questo è un dono che spero mi onorerà di accettare. Ma non ti fai due domande che ti sei infiltrata in casa sua dalla finestra?
Ah, Lulu c'ha stile. Ma pure Yuna personaggio migliore. Per quanto, cioè, sia abbastanza in balia degli eventi, però quantomeno ha un percorso che fa sì che, minchia, sei triste, c'hai ragione, ti sacrificano. Cioè, capito? Ci sta che sei triste. Ma comunque l'ho affrontata a testa alta. Vai, vai, dagli il regalino, vai. Scusate, non me l'aspettavo. Che succe? C'è la tremarella. Oddio. Ah. Olè! Ti prego, tienla per sempre. Oh, wow. E beh. Ti devo dire. Vedi che sei farà fatto bene? Piace. Eccola finalmente. Oh no, c'è proprio Rinola dietro. Bella. Rincoglionita lei. Sì. Ma quella Rinoa, lascia sta, non guardà. Rinoa drogata, no. Lasciala stare, stupida, la ci prova. No. Per me no. Disgustose e stolte creature. Ed è, vedi, lei donna forte e sa quello che vuole. Fin dal lontano passato ho vissuto nelle vostre fantasie. Sciocche fantasie che voi avete generato. Che tipo di fantasie? Ti prego, il figlio sbaglia la mira. La strega in cui crudeli sacrifici uccide voi umani. La strega che in crudeli sacrifici uccide voi umani. Chi è che uccide chi? La strega che con la sua spietata magia brucia i vostri campi. Ma io pensavo a cose diverse in realtà. Sciocchi. Quando avete udito che la strega avrebbe protetto Galbadi, avete tirato un sospiro di sollievo, vero? A chi è? E a chi è che questa strega anda a fare in sogno, specchio delle vostre fantasie? Ma che stai a dì? Ma infatti che sta a dì? Presidente! Presidente! Quindi sta facendo il reveal, cioè, capito? Lei che qui veniva presentata come la salvatrice, mo sta a fare il reveal, il turn. Vabbè. Stolti uomini, se è questo quello che volete. E tutti accorrono. Invece di scappare, accorrono. Presidente! Rifugiatevi nelle vostre fantasie. E io danzerò in esse. Sì, ma loro contentissimi. Che bello, hai ucciso il presidente. Sarò la terribile strega che desiderate. Voi ed io insieme in una fantasia crudele. Regno fra la vita e la morte. Streghe e fantasia per sempre vivranno con Galbadia. Ma ha... cioè, ha ucciso un uomo davanti alla gente. La gente, sì, brava.
La strega vuole un'offerta, la strega vuole un sacrificio. Fa tutto da sola. Mi ha convinto, la voto. Depietrifica un salamandrone. Sì, mangiatevela. E ora che facciamo? Dobbiamo portarla via di lì. Ma no, lascia perdervi. La parata non è ancora iniziata, i cancelli non si sono ancora aperti. Come facciamo? Oh no, sta iniziando! Dobbiamo uscire di qui alla svelta. Ma sfonda una... ma sfonda! One moment che mi chiamano. Signori miei bellissimi, altissimi, purissimi, c'è un salvataggio? C'è un salvataggio? No, perché ho bisogno di staccare. Ho davvero bisogno di staccare. Perché è successa un'emergenza. Ma mi serve un save. Perché io adesso non posso save, giusto? Non posso save. Vediamo. Vediamo se riesco a farli uscire da sta casa. Così risolvo tutti i problemi. La finestra non si scheggia. Che cazzo di finestra è? Prova a cercare anche tu da qualche parte. Alla seconda porta? Qual è la seconda porta? Che cazzo di finestre hanno? Aspetta! Ha preso un bicchiere, giusto, bere per dimenticare. Un bicchiere. Ok, si è triggerato qualcosa. Sposta? C'è qualcosa di strano. Ho vedo che c'è qualcosa di strano. Però non interagisce. Ah, notte, interessante, molto interessante. Ok, qui c'è un'altra roba. Ah, gli ha messo il bicchiere in mano, come il quadro. Perfetto. Andiamo. Non sappiamo nemmeno dove va a finire. Tu vai, non ti preoccupare. Tu vai. Ok, abbiamo il save. Che culo. Che culo. Che culio. Attacco le spalle. Allora, Zella è l'unico che ci assimila in questo momento. Raids. Ancora Raids. Allora, se c'è una fase con loro, tra l'altro mi conviene spostare i GF. Se c'è una fase con loro. Penso che la cosa migliore da fare sia appena cambia il gruppo. Appena cambia il gruppo, fai il cambio dei GF. Fai tic 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 tic. Se me lo fa fa. Se non me lo fa fa, siamo nella merda. Ok. Anche perché stando così senza GF su due personaggi, in realtà non expano tutti. Non expano proprio. Però, ecco, come vi dicevo 3 secondi fa, e c'ho una piccola urgenza, quindi dobbiamo assolutamente staccare. Mi dispiace perché volevo andare un pochino avanti. Anche se era tardi, volevo andare un pochino avanti, quantomeno vedere l'inizio di questa parata. Però a questo punto ce la giochiamo così. Fa niente.